Se il liceo classico riaprirà entro la fine dell'anno, lo stesso non può dirsi per la biblioteca comunale che si trova nello stesso edificio storico di Piazza 20 Settembre, perché l'ingresso della biblioteca torni a vedere la luce del sole, infatti bisognerà trovare prima i soldi e effettuare lavori per il sistema antincendio. Al momento infatti mancano le condizioni di sicurezza. Sotto questo punto di vista, nella biblioteca, che però è stata oggetto sia dei lavori di adeguamento sismico, sia di un restauro dell'immenso patrimonio librario che in essa era custodito, centinaia di testi, alcuni molto antichi, tra cui delle 500, che nel marzo dello scorso anno erano state prelevate dalla Frati e Livi di Bologna e curati. La riapertura della biblioteca resta una priorità, fanno sapere da Palazzo San Francesco, troveremo i fondi necessari per il sistema antincendio con l'obiettivo di riaprirla in tempi brevi, anche perché dal 2017 è stata chiusa anche la sede dell'Agenzia di Promozione Culturale e gli spazi per la lettura non ce ne sono. Sarà la ditta Funeral Service di Moravio Mascioli a gestire servizi cimiteriali fino al prossimo dicembre. L'affidamento è stato fatto dal comune che ha esternalizzato la gestione e la custodia del cimitero, mancando all'ente sia il personale che gli strumenti per occuparsene direttamente. La ditta, con sede legale a Torre dei Passeri, ricorrerà ai servizi di tumulazione, stumulazione, inumazione ed esumazione delle salme. Inoltre assicurerà la manutenzione e lo sfalcio dell'erba nei campi di inumazione. La Funeral Service procederà allo svuotamento dei contenitori dei rifiuti sparsi nell'area del cimitero per un totale di 30.866 euro. Nel corso del mese d'agosto era divampata anche la polemica per l'apertura dimezzata del Camposanto, sia per il caldo torrido, ma anche e soprattutto per il personale sempre più carente. Il giudice del lavoro del Tribunale di Sulmona, Alessandra De Marco, ha annullato la sanzione disciplinare per sei capoaria del COGESA che erano stati sospesi per 5 giorni da lavoro dopo la lettera aperta che i diretti interessati avevano scritto ai soci della partecipata Peligna. Il giudice ha inoltre condannato il COGESA a pagare le spese del giudizio per 6.900 euro. Lo scontro tra CDA e capoaria si era consumato a dicembre 2021, quando la governance della partecipata aveva convocato d'urgenza i responsabili dei singoli uffici chiedendo il resoconto delle spese sostenute in rapporto al bilancio di previsione 2021. Nella lettera della discordia, i firmatari evidenziavano le contestazioni mosse dal CDA e dal consigliere Sandro Ciacchi nei confronti della struttura, in particolare nei confronti del coordinatore generale Stefano Margani, difendendone la credibilità, la professionalità e la correttezza. Per COGESA le questioni aziendali andavano affrontate all'interno dell'azienda, non diffuse a terzi. Per ISAE, al contrario, non si configura nessuna violazione, poiché la lettera aperta, che poi era stata diffusa sulla stampa, era rivolta ai soci di COGESA, che non sono, non dovrebbero essere estranei alla società. Alla fine il giudice ha dato ragione a Davide Amaddio, Maria Daniela Carugno, Danilo Ciotti, Alessandro Del Coco, Paola Diorio, Simone Politi, tutti assistiti in giudizio dall'avvocato Giuseppe D'Angelo, secondo il quale non è possibile sostenere che ci sia stata una lesione dell'immagine aziendale, rendendo partecipi gli organi interni della medesima azienda di quanto stava accadendo all'interno del suo CDA. Manca una certificazione, slitta ancora l'avvio dei lavori di adeguamento dell'alabolino dell'ospedale di Sulmona. Il comune non ha ancora rilasciato all'ASL 1 la SCIA, la certificazione di inizio attività. Ne consegue che l'apertura del cantiere resta per il momento in sospeso. Ho sollecitato gli uffici preposti per rilasciare il documento, interviene il sindaco Gianfranco Di Piero. Dall'ASL, intanto, la scorsa settimana hanno approvato il progetto esecutivo e stanno completando il trasloco degli ambulatori. Tra fine settembre e all'inizio di ottobre gli interventi dovrebbero partire, burocrazia permettendo. I lavori andranno avanti fino a giugno 2026, ma assicurano dall'azienda sanitaria si procederà in modo dilazionato, prima il tetto, poi l'ultimo piano, fino ad arrivare a piano terra e adeguare sismicamente l'intera struttura per evitare di svuotare l'ospedale e creare seri problemi a pazienti e operatori sanitari. I reparti saranno man mano riorganizzati a secondo dell'evoluzione dei lavori. In 2 anni il cantiere dovrà essere riconsegnato dal momento che l'intervento di adeguamento è stato finanziato con i fondi del PNRR. Con l'intervento sull'alabolino, costruita negli anni 90, già oggetto di un intervento di miglioramento sismico tra il 2015 e il 2016, l'ospedale di Sulmona aggiunge un importante tassello alla sua infrastruttura, già di per sé al momento l'unica antisismica della regione, almeno per il corpo inaugurato nel 2018. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta RT Arpe Appalti, con sede a Casa Giove, per un totale complessivo di 5 milioni. L'intervento riguarderanno i reparti di pediatria, ostetricia e ginecologia, blocco parto, blocco operatorio. Nel corso dell'estate sono stati effettuati trasferimenti. La pediatria sarà sistemata temporaneamente nello spazio riservato al punto nascita.
Nei locali che erano occupati dalla pediatria sono stati trasferiti tutti gli ambulatori di assistenza e consulenza, cardiologia, diabetologia, ostetricia, ginecologia e altri servizi ospedalieri. Resta il problema della stanza per i corsi preparto e l'ambulatorio del pavimento pelvico, due servizi al momento sospesi, ma la ASL sta cercando altri locali. Arresto convalidato, obbligo di firma per il 61enne di Sulmona, RP le sue iniziali, fermato lo scorso lunedì dai carabinieri con 8 piante di cannabis sul balcone. L'uomo ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, Giulia Sani, spiegando che le piante trovate in casa dei carabinieri altro non sono che una scorta per uso personale. Il GIP ha convalidato l'arresto, ha rimesso in libertà l'uomo, applicando l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il 61enne era stato fermato e perquisito dai militari della stazione di Sulmona che nell'ambito dei servizi di controllo del territorio avevano notato le piante di cannabis sul balcone della sua abitazione di Santa Rufina, da cui sequestro e la successiva perquisizione nel corso della quale sono stati rinvenuti altri 3 grammi di hashish, secondo l'accusa, pronti per essere ceduti sul mercato degli stupefacenti. Per la difesa dell'uomo, rappresentata dall'avvocato Stefano Michelangelo, la detenzione della sostanza non è finalizzata allo spaccio. Era stato catturato e allontanato nel centro abitato dopo aver caricato prima un gruppo di turisti romani, poi i carabinieri forestali intervenuti sul luogo. Ieri l'esemplare di cervo di 10 anni, dal peso di 250 kg, è tornato sulle rive del lago di Scanno, dove è stato subito notato dai turisti e dagli scannesi. Lontano dal borgo lacustre, nell'area di Passo Godi, dove era stato trasferito dal servizio veterinario del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, l'animale ci è rimasto appena 5 giorni. Il cervo maschio era stato immortalato nelle scorse settimane da 3 romani che si erano fermati a pochi metri dal lago per scattare alcune foto. I turisti erano stati caricati dal cervo, infastidito dalla presenza ravvicinata delle persone. Sul posto erano intervenuti subito dopo i carabinieri forestali che avevano ricevuto dall'animale lo stesso trattamento, un episodio che aveva spinto il parco ad allontanare momentaneamente il cervo, con la raccomandazione di prestare attenzione alla stagione degli accoppiamenti. Ora l'esemplare è tornato nel centro abitato ed è probabile che il sindaco Giovanni Mastro Giovanni adotterà un'ordinanza per applicare le distanze a tutela dei cittadini e dell'animale. Tutti a bordo della Terno Line, la linea ferroviaria Sulmona-L'Aquila, è operativa ormai dall'inizio settembre per pendolari e turisti, con 22 corse nei giorni feriali, fermate aggiuntive anche nel fine settimana per la visita nei borghi. Una tratta moderna, rivista. Dopo i lavori realizzati con attraversamenti e canalizzazioni, rinforzati anche i viadotti per tutto il mese di agosto. Gli interventi hanno visto impiegate giornalmente sui cantieri circa 90 persone, tra personale di RFI e delle ditte appaltatrici, un intervento complessivo di 35 milioni di euro. Secondo me è molto molto bello, insomma. Passa parecchi canyon, insomma, si vedono gli animali, è stato brado, cervi. Diciamo il servizio che viene offerto con il trasporto delle bici, soprattutto per chi insomma, viene per conoscere un po' il territorio, diventa un Certo. servizio importante. Questa linea offre 24 collegamenti giornalieri ed è caratterizzata soprattutto da una frequentazione di lavoratori e studenti. Trasportiamo circa 2.500 persone su questa tratta. Un'immersione totale nel mondo della pastorizia alla scoperta di uno dei mestieri più antichi del mondo, dalla sua storia fino alle prospettive future. La pascolata, pecore, pastori e dintorni, torna per la sua terza edizione nei fine settimana del 21 e 22 e 28 e 29 settembre 2024, tra Bosco Playa e i suoi sentieri recuperati, nel suggestivo borgo d'Introdacqua, uno dei borghi più belli d'Italia. È un evento organizzato dall'amore, insomma, per il mondo agropastorale, per la montagna, per il nostro territorio, e che si è arricchito in queste 3 edizioni di tanti momenti preziosi di celebrazione appunto verso il nostro mondo agropastorale. In particolar modo questo sabato 21 settembre la Pascolata inaugura per il secondo anno con Caseificio Open Day, un'iniziativa nazionale che si occupa di aprire
nel vero e proprio modo le porte a consumatori o comunque curiosi nei confronti di caseifici. In questo caso le fattorie Pingue aprono appunto questo sabato con visite guidate dalle ore 10 con degustazioni, il tutto gratuito. Per inaugurare al meglio questo evento, per il secondo anno di fila abbiamo deciso di collaborare con il liceo artistico Mazzara di Sulmona e in particolar modo abbiamo deciso di inaugurare un murales che sarà da ponte e collegamento con il nostro agriturismo Bosco Playa, in quanto qui nelle nostre fattorie Pingue nascono i nostri prodotti, nonché la nostra storia, che poi appunto vengono impreziositi e per essere gustati nel nostro agriturismo Bosco Playa. Quello che vedete alle mie spalle è il progetto, secondo progetto, il secondo appuntamento che ci vede in collaborazione con l'azienda agricola Le Fattorie Pingue. L'anno scorso abbiamo realizzato il primo murales al Bosco Playa, quest'anno qui in azienda. I ragazzi hanno lavorato tutti sulla progettualità, sono stati scelti due lavori e quindi oggi siamo qui a realizzare il secondo. Queste attività sono dalla scuola sono viste come un'occasione importante anche per legarci al territorio e far conoscere le tradizioni del nostro territorio e portare i ragazzi a effettuare un'esperienza fattiva. Oggi continueremo fino a fine settimana con gruppi di lavoro suddivisi. Abbiamo suddiviso una classe in piccoli gruppi di lavoro, ma tutti partecipano a questa attività. E anche quest'anno abbiamo accolto la proposta di Fabio Spinosa, dell'imprenditore Fabio Spinosa, nel realizzare all'interno questa volta dell'azienda questo murales. Questo spazio so che diventerà un'aula didattica e quindi volevano decorarlo e renderlo diciamo confortevole e piacevole per chi verrà a fare didattica. Ecco, a proposito della didattica vorrei sottolineare che per i ragazzi è stata un'esperienza un compito di realtà, cioè cosa bisogna fare quando un imprenditore chiede un tipo di lavoro e quindi metterli di fronte a un'esperienza diretta di lavoro. Quindi l'organizzazione, abbiamo fatto il capocantiere, la persona che deve organizzare e dirigere i propri, diciamo, tra virgolette, compagni, che un giorno potrebbero essere anche degli operai. Questa è la cosa che maggiormente ci è interessato perché li pone di fronte a un lavoro vero e proprio. Questo qui è un murale che riprende la storia di San Giovanni legata alla città di Introdacqua, una storia pagana che è stata ripresa dai cristiani. E quindi per la realizzazione e per l'idealizzazione di questo murale abbiamo preso i vari elementi fondamentali del racconto, ovvero il sole, che secondo il racconto prende la forma del volto di San Giovanni, la pastora e le pecore. E abbiamo posizionato anche la scritta del romanzo che racconta la storia. Sono presenti anche altri elementi caratteristici di Introdacqua, come le pietre e vari fiori. La Pascolata, oltre a rappresentare un tributo alla cultura agropastorale, è un'importante occasione di incontro per imprenditori, volontari, artigiani, gastronauti, appassionati di montagna, sportivi e operatori culturali. Questi due weekend diventano così un punto di riferimento per scoprire nuove opportunità, ampliare le relazioni e vivere un'esperienza autentica nel cuore dell'Abruzzo.
Sempre la mattina, in occasione dell'inaugurazione del murales, vi sarà un racconto di Gabriele D'Annunzio da Adriano Monti Buzzetti Colella, nonché caporedattore della sezione cultura del TG2. Sempre il 21, però la sera, a Bosco Playa, dove vi sarà un'autentica cena con i pastori, quindi per vivere anche con intrattenimento musicale un'esperienza unica con aneddoti del mondo della pastorizia. Domenica 22 settembre vi sarà l'evento da cui prende il titolo appunto la nostra pascolata, quindi la vera e propria passeggiata con il gregge ed un pastore in uno dei sentieri di Bosco Playa, che verrà intitolato appunto ad un nostro amico Walter Montagnin Jazz, che si è dedicato per tutta la sua vita all'amore per la montagna e per il territorio, specialmente con il festival musicale Montagnin Jazz. Sempre durante la pascolata, quindi durante la passeggiata, si potrà scattare in natura, e cogliendo l'essenza dell'evento e partecipare al contest fotografico organizzato da Bosco Playa in collaborazione con l'Accademia Sulmonese di Fotografia. Si potrà scattare con smartphone oppure con una macchinetta professionale e la premiazione vi sarà sempre il 22 alle ore 17 a Bosco Playa. La pascolata è un momento importante per il gruppo Pingue in quanto è una vera e propria celebrazione, nonché debito di gratitudine verso il mondo agropastorale che ha forgiato i nostri valori.